Marco Brancato, illustratore. La libertà per me è qualcosa di una sorta di divinità indecifrabile, indefinibile, non saprei dire esattamente cos'è. Per me forse è prima di tutto responsabilità. Per essere o per cercare di esserlo perlomeno veramente liberi, bisogna prima di tutto accettarne le conseguenze. La libertà è qualcosa che è in continuo mutamento, è dinamica. La libertà, secondo me, è uscire dal proprio schema e dalla propria comfort zone. Partirei col dire che già l'atto di disegnare, di dipingere e di esprimersi con l'arte è un atto di libertà. Quindi, se vogliamo, è un modo per catturarla. Come catturarla nell'opera è davvero molto difficile. E penso che se l'artista è sincero, la sua libertà emerga in qualche modo sempre. Mentre per quel che riguarda la composizione, cosa effettivamente cattura la libertà, credo che la risposta sia da trovare più nell'osservatore, nel fruitore, che in chi l'ha creata, perché penso che ognuno di noi abbia un concetto strettamente personale e soggettivo di libertà. Beh, la potenza delle immagini, secondo me, è da sempre quella di essere completamente universale. È un linguaggio che salta barriere culturali senza alcun bisogno di traduzione, e parla con e alle emozioni, e è completamente d'impatto e tocca corde che a volte non ti aspetti. È un po' simile alla musica, se vogliamo, secondo me. L'illustrazione è il mio mestiere, ma è anche, tornando a prima, la mia libertà, nel modo che ho per esprimermi al meglio e sentirmi più sicuro. Personalmente lavoro soprattutto al digitale, ma cerco di evolvere e lavorare sul mio linguaggio affinché non sia ancorato ad una tecnica specifica. Insomma, io uso più il digitale spesso per questioni pratiche di tempi, però insomma, appena posso e ho tempo mi diverto a sporcarmi le mani e a riguardare il tradizionale. Insomma, cerco più forme, segni, soggetti caratterizzanti che possano rappresentarmi piuttosto che una tecnica che possa rappresentarmi. Le ispirazioni sono un po' ovunque per me. Diciamo che in questo caso non smetto mai di lavorare, nel senso che mi faccio ispirare un po' da tutto e vado molto a periodi, quindi c'è dalla storia dell'arte, l'illustrazione stessa, la letteratura e il cinema, ma anche la vita comune, insomma, sono un incallito osservatore, mi metto lì a guardare male la gente così da poterla disegnare. Essere un illustratore, nel senso che è un mestiere pieno di sfide. Tra le più difficili, secondo me, c'è il dover curare l'aspetto manageriale e imprenditoriale del proprio lavoro, parallelamente all'attività di illustrazione, quindi la realizzazione dei propri progetti. E sicuramente le deadline, che sono nella stragrande maggioranza dei casi strettissime, e per tornare al concetto di libertà, la totale carta bianca mi crea dei complessi non da poco. Senza ombra di dubbio, la graphic novel è quello a cui aspiro da tempo. Creare e realizzare un romanzo a fumetti mi piacerebbe molto in futuro. Finora, vuoi per la mancanza di tempo, vuoi perché ancora non sono riuscito a sviluppare un soggetto particolarmente interessante per me, e ancora non mi ci sono dedicato, però questo mi fa ben sperare che quando troverò il modo e il tempo la storia sarà particolarmente interessante, insomma, speriamo.
Ciò non toglie che mi interesserebbe molto anche collaborare con uno sceneggiatore, non per forza scrivermela da me, insomma.